C'è poco da decidere, molto da fare per battere il Cesena. Solo un miracolo calcistico può salvare la squadra romagnola chiamata a onorare la maglia in una stagione fallimentare. È questo che vogliono i tifosi bianconeri, quali hanno manifestato il proprio disappunto per un campionato che ha deluso le attese. Eppure erano state gettate le basi perché il secondo campionato consecutivo in Serie A fosse quello della conferma. Sulla panchina cesenate si sono succeduti tre allenatori, Giampaolo Arrigoni e Mario Barretta, ex Lecce. Il presidente del Cesena non ha badato a spese. Comotto dalla Fiorentina, Candreva dall'Udinese, Guana dal Palermo, Martinez dalla Juventus, Ghezzal dal Bari tra gli arrivi della scorsa estate, Moras e Pudil a gennaio, per chiudere con il botto del Nero dalla Lazio, Santana dal Napoli e Iaquinta dalla Juventus. In tutto questo non va dimenticato il ruolo di trascinatore che avrebbe dovuto recitare Adrian Mutu, sul romeno più ombre che luci. I nomi non bastano e neppure cambiare tre tecnici nella stagione record di allenatori esonerati e in qualche caso richiamati. Anche a Lecce è accaduto quando a dicembre fu deciso l'avvicendamento tra Di Francesco e Serse Cosmi. Il tecnico perugino ha saputo scuotere la squadra giallorossa dandole il passo giusto sull'impervio sentiero della salvezza. A 9 giornate dalla conclusione ci vorrà però il Lecce migliore, quello più fortunato, più diligente tatticamente, più prolifico, più ermetico. In casa non si vince dalla partita contro il Siena, Genoa e Palermo sono uscite indenni dal Via del Mare, ma almeno non si è perso, tenendo in piedi le speranze e salvezza dei giallorossi, i quali viaggiano con un ritardo di 5 punti rispetto al Parma, terz'ultimo. Probabile formazione, Benassi ha dato certezze sulla sua presenza. In difesa rientrerà Oddo, mentre Tomovic terrà d'occhio il braccio sinistro della difesa con Miglionico centrale. A centrocampo Cosmi potrebbe rinunciare a Bertolacci e affidarsi a Del Vecchio e Blasi contemporaneamente, oltre a Giacomazzi e Brivio. In attacco ancora fiducia di Michele Muriel, quest'ultimo diffidato e a rischio di saltare la partita della vigilia di Pasqua contro la Roma.